La priorità è capire chi ci sia dietro e da chi vengano finanziate le organizzazioni non governative. A lanciare l'allarme raccolto dalla Procura di Catania un rapporto di Frontex all'Unione Europea, secondo cui ai migranti verrebbero date chiare istruzioni prima della partenza sulla direzione da seguire per raggiungere le imbarcazioni ONG. L'ipotesi è che alcune di queste navi si spingano vicino la costa libica come dei taxi, ipotizzando dunque presunti contatti con scafisti. Un sospetto che getta un'ombra sul sistema di soccorso si recuperi in mare. Non vorremmo assolutamente immaginare che qualcuna delle navi che naviga insieme a noi sia in realtà la sponda degli scafisti. Noi gli scafisti per nostra fortuna li abbiamo visti forse mai, o comunque non abbiamo mai avuto un rapporto diretto con loro. In ogni caso sono comunque per noi la punta dell'iceberg di un problema molto più grosso che è a monte, che è quello di chi organizza gli scafisti per poter poi fare questo traffico umano veramente indegno. Devo essere molto sincera, non abbiamo avuto grandissimi rapporti con le altre organizzazioni. Il sentore non c'è, perché non ci siamo preoccupati più di tanto di cercarlo. Diciamo che certamente il modo in cui realtà come la nostra si sostengono è un modo assolutamente trasparente, perché è quello che arriva attraverso le donazioni delle persone. Se poi ci sono altre realtà che usano altri canali che noi non conosciamo, ovviamente questo può anche far sorgere qualche dubbio. Polemiche e inchieste a parte, resta alto il contributo umano e professionale di chi si ritrova a operare in nave come l'Aquarius di SOS Mediterranee, un'ex nave guardapesca che dal 2016, salpando dal porto di Palermo direzione Lampedusa, ha salvato migliaia di vite. Nei primi mesi di quest'anno sono già 14 le operazioni di salvataggio, 1628 le persone recuperate, 195 quelle accolte a bordo, fra cui tanti minori. In totale 402, tra i quali 324 non accompagnati e 14 bambini sotto i 5 anni. Operazioni che, ci spiegano, non sempre sono facili. L'aspetto determinante è quello di riuscire a non fare agitare le persone, senza che tra di loro si urtino, senza che tra di loro passino uno sull'altro e quindi ci possano essere anche delle persone che restano pestate dagli altri.